Una vita difficile, fatta di incomprensioni. Mi ero sentita inutile, come il sole che cerca di arginare una tempesta. Ogni qualvolta le cose sembravano andare per il verso giusto, una forza invisibile mi riportava oltre gli argini, una maledizione. Ma chi aveva maledetto me e la mia famiglia? Quando volevo uscire dal dolore, dalle vicissitudini, guardavo il cielo e lì vedevo la vita che avrei voluto, i miei sogni scorrere fotogramma per fotogramma, andare a scuola, vivere spensierata con i coetanei, diplomarmi, laurearmi, diventare un medico legale. Mi sarebbe piaciuto, per dare voce a chi non l'aveva più, correre, amavo la corsa, forse non sarei mai diventata nessuno, ma ero portata. Sarebbe arrivato l'amore, avremmo condiviso tutto. Avremmo avuto dei figli, avremmo discusso, sì, ma senza litigare. Poi tornavo a guardare per terra, i miei piedi seduta tra i campi, col peso del dolore, delle negazioni, dell'odio. Vivevo nell'odio senza saper odiare. I momenti più belli, la nascita delle mie figlie, anche quelli erano ricordi velati dal dolore. Finché non era arrivata la morte. Ed io ero morta per gli istanti necessari a capire. Non subito, ci sono voluti anni a farmi realizzare che la vita è essenza, che tutto ciò che c'è avverso, le negatività, sono i nostri timori che prendono forma. La paura, la gioia, il dolore non sono tangibili, ma hanno un odore che ci si attacca addosso. Sono come l'orso che arriva al miele, la iena sulla preda. Le azioni arrivano su di noi, che siamo niente rispetto all'universo, niente in confronto ai suoi milioni di anni. Eppure viviamo come se fossimo unici e potessimo esistere per sempre. Ci adeguiamo alla società che ci circonda, senza pensare che al di fuori di essa ce ne sono altri milioni che non conosciamo. Intanto il tempo passa, non abbiamo radici né ali, possiamo scegliere dove andare, se restare o tornare. Il resto è scritto qua. E quindi ricordiamo a tutti questo bellissimo libro toccante e autobiografico di Anna, Anna in arte Anna Adler. Adler, che si pronuncia perché non vorrei sbagliare la. Adler, così come è E scritto. ma madre Ho ho aspettato a aspettato a lungo. lungo e racconta insomma una storia profonda di un rapporto familiare che ha diciamo in vari frangenti sfociato diciamo, atteggiamenti Violenza. violenti, per cui questo è non solo un romanzo, ma anche un'esperienza che vuole essere parte di un substrato di coscienza collettiva che possa insomma, essere, fare da deterrente a evitare in futuro situazioni che, come già abbiamo detto prima, purtroppo si verificano nelle mura Domestica. domestiche in Italia e in tutto il mondo, ma noi pensiamo in Italia molto purtroppo, molto ancora Sempre più frequentemente, e questo, cioè, frequente. diciamo, come abbiamo detto prima, è stato Sempre. denunciato in modo, diciamo, anche attraverso quindi, la musica, da artisti ma sia diciamo, affermati, ma anche diciamo, artisti come, che poco conosciuti, che fanno parte dei Certo. movimenti, non una di meno, che è un movimento femminista che comunque fa per esempio riferimento alla Casa delle Donne, che invitiamo la sindaca di Roma a non chiudere, perché Assolutamente è un no. presidio comunque, cioè dove per esempio tante donne che subiscono violenza psicologica, fisica, possono diciamo, utilizzare sempre, comunque cioè, nel senso chiaramente in un. Vengono tutelate Ecco, anche nelle in una nostre chiave, cioè, strutture. di tutela che sia, cioè, veritiera, come abbiamo detto Perché prima.
Cioè, la polizia, la gendarmeria non ci può tutelare se non c'è una denuncia, ma soprattutto se non c'è un reato. No, ma per, cioè, Quindi chiaramente non ci però può questo proteggere, non può sì. arrestare se non c'è un Sì, reato. se, cioè, chiaramente questo se non, se, che, se, 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 se non si, poi si ha proprio la conferma reale Ma come quando c'è la degli indizi, conferma, qualcuno è però morto. questo, chi, Sì, ma non bisogna questo lo dico arrivare a purtroppo, non questo. è infatti, e quindi cioè, questo, dico questo per il fatto che invece se c'è sì, quindi se si crea coscienza collettiva anche diciamo, nella società, la società evita addirittura dell'utilizzo della può arrivare all'utilizzo della repressione, ecco, sempre senza che, voglio dire, come ho detto prima, cioè nel senso si usi poi la legge, cioè voglio dire, per invece, cioè nel senso mistificare oppure, capito, falsamente, Certo, perché esistono certo. pure purtroppo queste situazioni qua. Sì, ma ci sono ormai questi centri, queste Non dico associazioni che voglio dire, questo non lo dico che... per No, no, giustificare, no, però è una capisco, realtà, capito? Cioè, certo. purtroppo in Italia, cioè, nel senso questo, cioè, tanti pure uomini, questo, cioè, sicuramente, cioè, le donne subiscono, come abbiamo detto prima, ancora e sempre con la cultura violenza maggiore, però purtroppo, cioè, nel senso, ci sono tante situazioni per cui anche gli uomini sposati Subiscono, subiscono una sorta di violenza assolutamente. psicologica, soprattutto, Usando i figli. ecco, hai detto proprio, cioè, capite, Non questo. usate i Ecco, figli, oh, non osa, cioè, mai. questo lo dice Anna perché voglio dire, nel senso, ha vissuto pure una situazione in Sono questo. stata Donne, figlia, non osate i sono figli, cioè, madre, voglio dire, donne, e non quindi, usate i capito? figli per arrivare a qualcosa, perché Cioè, per sfruttare la legge per fini economici, cioè, per fini rispetto economici, magari a qualcosa che non è vero nemmeno. i soldi Quindi, in questo non senso qua. Perché? risolvono problemi e neanche potete comprare Cioè, l'amore con i se, soldi. e si può distruggere anche la vita psicologica e fisica di Dei tanti propri uomini, figli, no, ma dei non solo figli, degli uomini, ma anche dei no, figli che cioè un quei giorno figli saranno uomini, prima, no? O cioè, donne. certo. No, no, cioè, questo chiaramente, sicuramente, cioè, i figli, capito, sono quelli che in primo subiscono, e donne, però anche io, cioè, lo Anche i dicevo, propri compagni, certo, ecco. anche uomini che oggi non si fidano più delle donne perché anche loro hanno subito. Certo, è una grande minoranza, No, è una però, grande però minoranza, c'è, chiaramente, però cioè, e c'è comunque non voglia. subiscono una violenza Bisogna fisica tutelare anche quando. loro, lì dove accadono queste cose bisogna tutelare In anche questo loro. senso, cioè, non subiscono nemmeno la violenza che subiscono le donne fisica, perché, cioè, nel Certo, senso, vabbè. proprio come conformazione. Almeno questo glielo evitiamo. Queste associazioni, dicevo prima, SOS Donna, che sono lì a sostegno delle donne, devono essere tutelate dallo Stato perché queste associazioni devono poter accogliere non solo le donne, ma anche le mamme con i loro figli, perché spesso la donna resta a casa e si lascia uccidere per non lasciare i figli, quindi non andrebbe mai via senza di loro. Per cui è importante che lo Stato sostenga queste associazioni anche per poter Tutelare tutelare i i minori, minori, in modo è tale che poi si possa, importante. questo è un grande appello che quindi Anna Sì, un fa, grande diciamo, appello. rispetto a questa, diciamo, vissuto che poi è scritto sul libro che invitiamo sempre a acquistare, a leggere, e comunque anche per, cioè, il fatto di rimanere integre, di far rimanere integre le famiglie, perché un bambino poi se è sottratto da una mamma, cioè, Certo. chiaramente, cioè, poi cresce purtroppo anche con i servizi sociali che non sono efficienti, come dicevi te prima, Spesso non sono e efficienti quindi perché spesso non vengono, troppo spesso si sceglie di fare un lavoro per lo stipendio. Ci sono dei lavori che vanno fatti per passione. Lo stipendio c'è, ma ci vuole la passione. Bisogna mettersi mi nei viene in panni mente delle Viviano, purtroppo, famiglie. cioè nel Spesso senso, vengono tolti dei figli a famiglie che magari non si possono permettere di mantenerli. E invece è importante trovare un lavoro a quei genitori, ora si passa da un discorso a un altro, a quei genitori che non riescono a trovare lavoro affinché possano tenere i figli con sé in casa piuttosto che portarli in una casa famiglia da soli senza genitori. Spesso accade anche questo, che li portano via perché i genitori non possono economicamente sostenere alla loro educazione, al loro. e quindi,
Chiaramente bisognerebbe proprio, cioè, questo è il ragionamento di rivedere una sorta di stato sociale, cioè quello che chiamano welfare, che oggi governativamente ce le sono proprio dimenticato. È lo stato sociale, uno stato sociale più presente, quindi più Nelle investimenti, voglio famiglie. dire, che vengano fatti, cioè, dallo Stato per tutelare le fasce più deboli, tra cui, cioè, voglio Certo. dire, i minori, ma direttamente e chiaramente attraverso anche le brave associazioni. Ecco, c'è stata qualche associazione che tu conosci, vuoi magari. Io in questo momento non mi posso permettere di nominare delle associazioni senza il loro consenso. So dell'esistenza dell'SOS Donna perché ne abbiamo parlato più volte durante le varie presentazioni che ho fatto di questo romanzo e spero che adesso, post-Covid, si possa avere un incontro presso l'hotel Bassetto di Ferentino, dove vorremmo invitare appunto l'associazione SOS Donna, cosa che avremmo fatto in collaborazione con il professor Biagio Cacciola e un rappresentante dell'amministrazione provinciale Luigi Vegana. Con loro volevamo appunto ecco, farlo prima del Covid, E adesso Frosinone, di soprattutto. Frosinone. Vediamo post-Covid se riusciamo a fare questo incontro durante la presentazione del mio romanzo anche con l'associazione SOS Donna. Questo, insomma, E era. poi da lì vedere tutte quelle associazioni che vogliono essere portate in risalto, insomma, Certamente, una rete, cioè, nel senso fare rete con le fare altre associazioni. rete con le Mi altre viene in mente, voglio dire, il associazioni, telefono rosa, che uno che andare credo che in al telefono Italia è azzurro, al stato, telefono rosa, questo qualsiasi che credo che, insomma, cioè, nel senso, è uno dei riferimenti che tutti gli italiani, cioè, se tu vai in un paese, voglio dire, pure, cioè, nel senso sconosciuto, se gli dici al telefono rosa lo conoscono. Per cui, cioè, certo. sostenere quelle, non Ma perché, tutte le ecco, associazioni, anche quelle del l'associazione. telefono azzurro, perché ci Certo, sono dei bambini i che non bambini, hanno il certo. coraggio di parlare con i propri genitori o subiscono come me violenza domestica o bullismo a scuola, non hanno il coraggio di parlare con i propri genitori e magari Oppure magari possono vivono una usare. situazione familiare che, voglio dire, particolare, per cui non, cioè, Certo. non possono, per cui Sono chiaramente tante, c'è purtroppo un ci sono sostegno, però tante. fondamentalmente, secondo me, cioè, nel senso, io penso che dal punto di vista, quindi, anche amministrativo e istituzionale, dovrebbe essere investito tanto più nello Nel stato sociale, sociale. nello Stato stato sociale. sociale. Stato sociale significa, voglio dire, la potenzializzazione dei servizi che con le figure professionali non legate, come dici te, al clientelismo, ma che Esatto, siano certo. deontologia professionale e, insomma, dal punto di vista di formazione, in grado di supportare, cioè, queste situazioni in modo da evitare, capito? È Cioè, qui si va, e importante. questa è una cosa, insomma, che dice, vabbè, ma e le risorse, per esempio, si potrebbero togliere dagli armamenti, voglio dire, da guerra, Se capito? Cioè, togliamo dagli degli armamenti e F-35, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, quante insomma. cose si potrebbero fare per la società e salvarla da quello che sta succedendo. E quindi, va bene, allora, cioè, nel senso, questo, cioè, andiamo alle conclusioni, Io vedi, cioè, ringrazio, trova, diciamo, una formula conclusiva, ringrazio Elettro questo TV. Elettra TV che mi ha ospitata qui oggi. Che mi ha sopportata, Beh, è stato un è piacere questo, stato cioè, nel molto senso, una grande. attento a tutte quelle che sono state le mie esigenze, e sono stata veramente trattata benissimo, mi sono sentita a casa, e non è poco. Se Grazie, ringraziamo qua. grazie.